Siamo all'inaugurazione del negozio Preziose Essenze qui nel cuore di Milano in corso Genova 6 e la signora Pamela gestisce questa nuova realtà unica a Milano. Come mai avete deciso di aprirla? Abbiamo deciso di aprire, di intraprendere questo progetto perché ci sembra che ci sia un gran ritorno alla voglia di avere qualcosa che rispecchia la personalità delle persone, quindi anche il profumo non standardizzato ma che si attaglia alla personalità di ognuno. Quindi noi offriamo tutta una serie di fragranze sulle quali una persona può, come dire, avere un margine di cambiamento, di variazione e di renderlo veramente personale. I due signori che vedete con me sono il dottor Cerizzo e il dottor Genovese, che sono i veri artefici di questo viaggio, e vi consiglio di parlare con loro. Ecco, infatti, io chiederei proprio al dottor Genovese, visto che lui rappresenta la casa madre, com'è questa realtà in Italia? So che voi siete anche all'estero, a Grassi, in Costa Azzurra. Sì, esattamente. Come casa madre noi siamo tra i primi produttori di fragranze, copriamo tutti i settori in cui vengono utilizzate, vale a dire dalla fine fragrance, toiletteri, detergenza e profumeria industriale. Quello che facciamo, che abbiamo cercato di fare, è trasmettere quello che abitualmente facciamo, perciò la creazione di emozioni, di sensazioni, a un pubblico direttamente con la nostra esperienza. Dottor Cerizza è il nostro profumiere leader in Italia e perciò per qualsiasi informazione o delucidazione tecnica potrebbe darvi tutte le risposte. Dottor Cerizza, infatti per noi profani un'essenza come si distingue? So che si parla di testa, di cuore. Ma è molto semplice, è più semplice di quello che si pensa a descrivere, nel senso che una fragranza è costruita da una parte di testa, una parte di corpo, una parte di fondo. Ovviamente la parte di testa sono le note più volatili, di conseguenza quelle che evaporano prima. Il corpo, diciamo che è la parte cuore del profumo, per cui è quella che dà un pochino, sia interferendo nelle note di testa che in quelle di fondo, dà un pochino la caratterizzazione del profumo. La parte di fondo è quella che rimane, diciamo, la persistenza, detta in termini molto semplici, per cui quello che rimane più a lungo sul corpo, che è la parte sicuramente in cui ci si può sbizzarrire maggiormente con materie prime che hanno particolare persistenza sia a livello di oli essenziali o prodotti naturali che a livello di molecole di sintesi, per cui un profumo può durare anche 12, 14, 24 ore in base alla sua costituzione e alla sua percentuale di impiego nel prodotto finale. Dipende magari anche dal tipo di pelle? Sicuramente la pelle interferisce, perché chiaramente da soggetto a soggetto cambia, perché in ogni caso i valori della pelle interferiscono con quello che è l'evoluzione della fragranza. Non è in maniera sostanziale, nel senso che chiaramente la parte diciamo identificativa del prodotto rimane, può avere delle sfumature diverse da pelle a pelle. Ecco, se io volessi proprio avere un profumo personalizzato qui da voi, come posso fare? Che cosa proponete? Al momento le possiamo proporre una quantità pressoché illimitata di fragranze. Detto questo, quando ha individuato quella che più si avvicina al suo gusto, può comunque decidere di intervenire già su una fragranza aumentando o inserendo un prodotto in più, che è una base. O comunque può
quando va a farsi il suo profumo, perché noi diamo l'essenza ma diamo l'alcol, per cui vanno miscelati, può decidere di aumentare la percentuale di essenza che mette, anche perché un profumo solitamente che viene venduto normalmente ha un 10-12% di fragranza. Noi possiamo invece decidere di aumentarlo anche al 15 o al 20. Questo può permettere poi al profumo di rimanere più a lungo sulla pelle o di avere anche, come dire, un'impronta un pochino più personale. Questo è quello che vorremmo, certo, fare, insomma. Ecco, quali sono le essenze che vanno di più in Italia per le donne? Allora, in termini generali, come famiglie olfattive c'è sempre un ritorno con le parti fiorite, molto ambrate, perciò questa è la caratteristica principale che si può avere oggi. Perciò c'è il fondo molto caldo che trasmette sempre un'emozione importante, e con una testa che dà una diffusività all'inizio interessante, comunque sempre sul lato fiorito, con una base di fondo strutturata, calda, muschiata, perciò ambra, muschio, insomma questo è quello che oggi possiamo vedere, sì. Magari c'è sempre anche un ritorno, un richiamo oggi con dei tocchi nuovi, sì, con rosa, gelsomino, anche forse quello nuovo che sta intervenendo oggi sono delle note che arrivano più dall'Oriente, come l'oud, che è tipico invece di quei mercati, ma sempre di più si usa tracce per personalizzare le fragranze. Questo può essere il tocco nuovo della profumeria che ha oggi. Però so che a Preziose Essenze non ci sono soltanto profumi per il corpo, ma anche profumi per gli ambienti, magari coordinati con quelli personali. Perché con la stessa fragranza si può avere il deodorante per la casa, il deodorante per i cassetti o gli armadi, o anche il bagno schiuma e la crema per il corpo, che noi vendiamo neutro, e poi appunto la persona può aggiungere la sua fragranza. Quello che volevo dirle è che noi diamo, corredando tutte le fragranze, diamo proprio la spiegazione, e questo è proprio quello che dicevamo prima: la testa, il corpo e il cuore del profumo. Per cui tu sai che cosa vai a metterti, ma sai che vai a metterti una nota di testa, che l'incenso, scusi, ecco, abbiamo un nostro cliente, uno dei nostri primi clienti, eccolo. Eccolo, vuole dire qualcosa, noi la conosciamo, ci siamo visti in teatro parecchie volte. Beh, può darsi. Nino Formicola. Il naso vero è il suo, il mio è finto, purtroppo, non ho la capacità di essere un naso da profumo vero. No, sono un uomo felice oggi, perché il mio profumo non lo fanno più, e ho scoperto che invece il naso qua me lo rifarà, e quindi sono molto felice di questo. Quindi questo è un vantaggio per tutti, io credo, no? Quindi anche da uomo? Perché i profumi li mettete solo voi, non ho capito, ma certo che è un vantaggio da uomo, perché gli uomini non ci sono solo quelli. Cavoli, cioè. Vanno via tanti quei profumi maschili. Il maschile è un pubblico molto importante, perché sta arrivando quasi ad avere dei consumi simili al pubblico femminile, per cui non lo sottovaluterei come mercato. Beh, adesso ci deve dire qual è il suo preferito. Tanto si può dire, si può dire come, non c'è più, quindi sì, è vero. Alston Z14. E quindi composto da? È una parte agrumata con un fondo molto ambrato e un corpo leggermente floreale, molto equilibrato, una nota che ha avuto sicuramente un discreto successo, non tanto in Italia perché probabilmente non era distribuito come doveva essere. Però quando lo mettevano l'uomo più annusato di tutte le discoteche d'Italia, credimi. E questo è un buon segno. E questo è un buon segno. Sono piacevolmente sorpreso, in quanto io tassonomico e non nozionistico, sono per l'ordine, la metodologia e la classificazione della materia, in questo caso le essenze. Devo dire che lui ha dato una spiegazione veramente tassonomica del profumo. Complimenti, veramente. Grazie. È suo mestiere? Sì. Quindi... mestiere. Quindi... attenzione, è suo mestiere, ma... subito, immediatamente lui è riuscito a... Infatti, come catalogare. Dire, non basta avere un bel naso per essere un profumiere. Cioè... perché ce l'hai bello tu. No, ma infatti io non faccio il profumiere, faccio lo scemo, un altro lavoro. Quindi non solo profumo di palcoscenico? No, che profumo di palcoscenico, lasciamolo stare, non parliamo di quelle cose. Parliamo di profumi veri, che è più divertente ed è meglio. Quindi l'appuntamento è qui in Corso Genova al numero 6, tra il numero 3. Da oggi fino a Capodanno siamo aperti tutti i giorni. Quindi una bella idea per un regalo di Natale. Assolutamente, un'idea originalissima. Fate anche delle confezioni magari speciali? Certo, facciamo delle confezioni, le nostre confezioni sono molto carine, guardi.
Nino? Sono lì. Questi sono i nostri scioperini e quelli sono i nostri kit. Con comunque un kit completo dove si può a casa procedere alla preparazione del profumo, inserendo nel becker la fragranza, alcol e eventualmente la personalizzazione della fragranza tramite una base nuova. Con un imbuto poi si viene travasato nel barattolo con il vaporizzatore e il profumo è pronto. Diamo tutte le istruzioni, come diceva Pamela, sia per la fragranza che per la base sono corredate dalle descrizioni olfattive, dalla famiglia di appartenenza e la base anche con i nostri consigli di applicazione. E quindi preziose essenze. La parte che facciamo è far sentire al cliente la fragranza, per dire se piace. Questo è un tipo, se piace lo prepariamo direttamente, perciò viene pesata la fragranza. Noi prepariamo il kit che poi viene a casa preparato e utilizzato per la creazione del profumo. Il kit comprende un becker nel quale viene inserita la fragranza, viene aggiunto successivamente l'alcol, il dosaggio viene fatto tramite l'etichetta, diamo una formula nella quale si danno quattro puntettate all'interno, si completa la procedura con l'acqua e poi viene travasato nella bottiglia completa di vaporizzatore. E adesso vi mostro, se vogliamo vedere il procedimento completo, si mette la fragranza, una persona quando arriva a casa, in questo caso prende aggiunge l'alcol. Alcol normale? Alcol questo denaturato. È alcol denaturato. Fatto, arriviamo. Ok, procediamo. Abbiamo un tocco, è una leggera miscelazione. Ok, dopodiché viene travasato. Perfetto. Si inserisce. È già pronto. Il profumo è pronto. Quello che consigliamo, siccome il profumo comunque ha bisogno di una piccola macerazione, si può utilizzare subito, ma la macerazione è comunque la macerazione migliore, la si otterrà tra circa una settimana. Possiamo anche sentire il risultato sul plotter. Ed è questo il profumo finito. Buonissimo.